tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video. E oggi vado a salvare il mondo, una bugia. Allora, seguendo il video che praticamente avete visto la settimana scorsa, perché questi tre video usciranno uno dopo l'altro, perché come vi ho spiegato appunto in quel video, fanno parte della stessa rubrica, dello stesso argomento, della questione amore. Va bene, sì, quella cosa là. Inizialmente in quel video vi avevo detto che io avevo avuto esperienze con persone di diversa età o diversa fascia d'età, con insomma con un'età anagrafica diversa. Ora voglio parlarvi di questo concetto della relazione con una persona e quanto conta l'età in questa cosa. Allora, partiamo dal presupposto che io sono una persona etero, quindi parlerò di questa cosa. Secondo me l'età anagrafica conta fino a un certo punto. Ovviamente arrivare ad avere accanto a te una persona 10 anni più piccola è esagerato, secondo me, come allo stesso modo è esagerato avere una persona che è 10 anni più grande, semplicemente perché ci si trova davanti a una persona molto diversa, sia a livello comportamentale, sia a livello caratteriale, sia a livello di obiettivi che una persona può avere nella vita. Cioè, se io ho 15 anni e mi metto insieme a una persona 10 anni più grande di me, beh, se io vado al liceo e questa persona già sta lavorando, per esempio, mi troverei con, non lo so, delle difficoltà sia ad affrontare proprio la relazione in sé, ma proprio a condividere delle cose che possono essere completamente diverse. Ora, ciò non vuol dire che non possa accadere, assolutamente. Io vi sto parlando di un mio pensiero e di una mia opinione, faccio proprio dietro così mi vede meglio. Quindi, questo è il mio pensiero. L'età anagrafica, ripeto, conta fino a un certo punto. Conta fino a un certo punto perché poi vedi realmente l'età mentale di quella persona. Cioè, questa persona ha 5 anni in meno di me, ha 4 anni in meno di me, ha 3 anni in meno di me. Ma realmente poi come si comporta? Come si rapporta alla vita? Che comportamento ha? Un comportamento maturo? Un comportamento infantile? Come reagisce a questa cosa? Come gestisce la situazione? Come gestisce me? Come si comporta con me? E tutte le altre cose. Quindi, l'età anagrafica sì, fino a un certo punto no, perché cioè non ci concentriamo molto sull'età anagrafica. Ripeto, a me sono interessate un sacco di persone che erano più piccole di me, ma perché le vedevo molto vicine a come, a quello che piaceva a me, a come io mi ponevo, a come io ragionavo. E poi ci sono tantissime persone anche più piccole di me, di 4 anni, di 5 anni, di 3 anni, di 2 anni, che fanno dei ragionamenti molto più maturi e molto più costruiti di persone che magari sono anche 6-7 anni più grandi di me. Quindi per questo dico, l'età anagrafica conta fino a un certo punto. Ovviamente sta a voi essere capaci di gestire una relazione di questo tipo, perché magari una persona più grande, non lo so, deve lavorare o fa altre cose, quindi non lo so, voi studiate o andate al liceo, non per forza all'università, parliamo proprio di ragazzi magari più piccoli, oppure non lo so, vi dovete vedere poco. Vanno valutati tanti aspetti. Ripeto, me una cosa che non deve assolutamente mancare è la capacità di dialogo tra me e questa persona, che sia più piccola, che sia più grande, non mi interessa. Ci deve essere tanto dialogo, bisogna parlare e bisogna essere capaci di parlare di ogni cosa, anche dalla più stupida alla più seria. E grazie a Dio io ho avuto la possibilità di scambiare tante opinioni con tante persone, sia stando in associazione, ma comunque in generale. Io sono una persona che ama scambiare idee per qualsiasi argomento, di qualsiasi argomento si stia parlando in questo momento. A me piace comunque dialogare con le persone, far capire che io posso essere una persona con cui si parla e con il quale non si mette un muro, con il quale non si sta zitti, ma si parla sempre, si parla tanto e si parla troppo. Come stavo dicendo, io sono una persona a cui piace tantissimo parlare, a cui piace comunque confrontarsi su tantissime idee, che sia a voce, che sia per messaggi, che sia al telefono, che sia su Skype, su qualsiasi cosa. A me piace parlare, piace dire tantissimo la mia opinione, perché voglio avere un confronto, voglio sapere ma quello che penso è giusto, è sbagliato, sto dicendo una cosa assurda, sto dicendo una cosa che può avere un riscontro pratico. Sono una persona a cui piace molto il confronto, e vi ho detto un sacco di volte che se il confronto e la critica è costruttiva può farvi soltanto bene. Quindi io di fronte a me e con me vorrei avere una persona capace di fare questo, sia di farmi crescere a livello mentale, quindi di fare ampliare quello che io voglio e quello che io sono, ma soprattutto essere capace di ascoltare quello che io sono e capire quello che io sono senza farmi cambiare, senza essere oppressivo, eccetera, eccetera. Ma d'ordine di logica, ogni persona e ogni
carattere, ha il suo modo di porsi. Però, a parte l'età, a parte l'età anagrafica, l'età mentale è quella che conta. Come una persona è realmente, cosa è in grado di fare, cosa è in grado di trasmetterti in quel momento. Che possa essere, ripeto, 4 anni più piccola di me, io a questo, in questo momento ne ho 25, in questo momento in cui sto girando il mio video, quindi se questa persona è 4 anni più piccola di me, però sa fare dei ragionamenti, ben venga. O se è 10 anni più grande di me, però riesce a entrare nel mio mood, nella mia ottica, ben venga anche quello. Ripeto, l'età conta fino a un certo punto, conta fin quando tu non ti metti in gioco e dici a chi ti sta di fronte: non mi interessa di quanti anni hai, l'importante è che riesca a condividere con te tante cose, perché la cosa fondamentale è riuscire a condividere tanto e soprattutto riuscire a condividere tutto. Perché cosa lega due persone? La capacità di scambiarsi opinioni, la capacità di parlare di tante cose, ovviamente poi il sentimento che si costruisce, e attrazione fisica, eccetera, eccetera. Però, dato che io vengo principalmente attratta a livello mentale e poi le altre cose io le metto sempre dopo, se una persona riesce a catturarmi in maniera mentale ed è più piccola o è più grande, cioè mi interessa fino a un certo punto. A livello di persone coetanee penso che me ne siano piaciute veramente poche, proprio coetanee a me, quindi della mia stessa età, sia ora sia prima. C'è soltanto due: una persona alle medie che veniva in classe con me e una persona al liceo che io incontravo quando tornavo da scuola, perché non veniva a scuola con me né in classe, né tanto meno in classe, che è appunto la mia coetanea ed è, diciamo, stato la mia crush, se vogliamo utilizzare il termine inglese, è più lunga perché è durata quasi 6 anni, cioè non è mai successo niente, io sono andata semplicemente dietro a questa persona per 6 anni e ancora non mi spiego come sia possibile questo. Ma va bene, comunque le uniche due persone coetanee che realmente mi sono piaciute erano queste due, perché altrimenti io mi sono interessata o a persone di 2-3 anni più grandi o a persone di 2-3 anni più piccole. Non, ripeto, la fascia proprio coetanea a me non lo so perché, non vi so dare una risposta al perché non mi attraesse più di tanto. Forse sia a livello a parte a livello mentale, anche proprio a livello fisico non trovavo niente di particolare. Chissà, non lo so. Non vi so dare una risposta proprio ferrea su questo argomento. Comunque, questa è la mia personalissima opinione su quanto conta l'età in una relazione. Io spero che condividiate quantomeno quello che io ho detto e non mi insultiate o non mi diciate cose assurde, perché non ne vale proprio la pena. Ripeto, se il video vi è piaciuto mi raccomando commentate, iscrivetevi al canale, perché se niente io vi rimando al video che viene dopo di questo, che voi lo vedrete però dopo una settimana. E ciao.